Sardegna Rock e Sardegna Pop è rivolto principalmente agli studenti delle scuole superiori che avranno la possibilità di frequentare corsi di educazione musicale con il coinvolgimento dei docenti della scuola del Centro Europeo Toscolano, fondata ad Amogò nelle campagne dell'Umbria. La musica contro la dispersione scolastica, e questo è il senso dell'iniziativa voluta dalla Giunta regionale e dall'assessore alla pubblica istruzione, Sergio Milia, grazie al progetto Sardegna Rock e Sardegna Pop, finanziato con fondi sulla dispersione scolastica che la Regione organizza insieme al maestro Giulio Rapetti, in arte Mogol, uno dei più grandi autori della musica italiana. Il progetto permetterà così a 30 studenti sardi tra i 16 e i 20 anni, grazie ad una borsa di studio, di frequentare un corso di formazione al CET, la scuola di perfezionamento musicale fondata dallo stesso paroliere, grazie ad un finanziamento di 150.000 euro stanziato dalla Regione. In collaborazione con i conservatori di musica di Sassari e Cagliari sono iniziate le selezioni di 50 giovani aspiranti autori, musicisti ed interpreti scelti per le prove, di cui ne verranno scelti 30. I migliori accederanno al corso di formazione al CET, che si articolerà in tre fasi non consecutive di 115 ore a distanza di un mese dall'altro, con esercitazioni e lezioni. È un progetto che hanno già sposato altre regioni italiane. Oltre che la Regione Sardegna, il CET sta collaborando infatti con la Lombardia, il Trentino, Friuli, Lazio, Calabria, Sicilia, Piemonte, Valle d'Aosta, ma anche con la città di Roma e i conservatori di Milano, Brescia, Como e Mantova. Abbiamo pensato che la figura di un grandissimo maestro come Mogol potesse fare da stimolo a chi smarrisce la strada dell'istruzione, ha detto l'assessore Milia. Questo progetto sta funzionando in tantissime altre regioni, l'abbiamo dedicato a 360 gradi alle scuole che si occupano di arte e di musica. Credo che sia importante il coinvolgimento di tutti gli studenti che vorranno partecipare e che parteciperanno a queste selezioni, anche per essere uno stimolo ancora di più per quello che poi si apprende a scuola. Il CET, Centro Europeo di Toscolano, è stato fondato da Mogol nel 1992 in una piccola località in provincia di Terni, e in 20 anni ha formato oltre 2.300 allievi, tra i quali la cantante Arisa. I 30 giovani selezionati frequenteranno un corso in tre fasi, tra lezioni ed esercitazioni distribuite su tre mesi, con autori di testi, interpreti e compositori. La didattica del CET si basa sulla conoscenza dei migliori artisti del mondo, ha detto poi il maestro Mogol, e mira ad approfondire la loro cultura musicale. Troveremo sicuramente dei ragazzi straordinari, perché qui già in Sardegna ho avuto memoria di artisti grandissimi, e subito dopo le selezioni cominceranno i corsi.